gentili telespettatori, a tutti buona domenica e ben ritrovati dagli studi del TG di Rete Canavese. Oggi appuntamento festivo nel quale rivediamo insieme alcune delle notizie dei servizi della settimana. Intanto si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo i funerali di Benito Peloso, il pensionato di 76 anni trovato senza vita il 2 aprile scorso nella sua casa di via De Gasperi 6 ad Ivrea. La procura ha infatti dato il suo nulla osta alle esequie. Sul fronte delle indagini invece prosegue l'analisi da parte degli inquirenti dei rilievi fatti e sulle tantissime testimonianze raccolte. Tutte le piste restano per ora aperte, da quella della rapina alla lite con un conoscente finita male, anche se questa seconda ipotesi resta la più plausibile, almeno per due elementi considerati importanti. L'uomo era vestito con giacca e cravatta, come se fosse preparato per un appuntamento importante e aspettasse qualcuno. E poi il suo assassino doveva conoscere bene le sue abitudini, visto che ha chiuso a chiave la porta del bagno dove ha lasciato il corpo senza vita di Benito Peloso, ma ha lasciato socchiusa la porta d'ingresso dell'appartamento, come era solito fare il pensionato per permettere al suo cagnolino di entrare ed uscire, come se l'uomo quindi fosse ancora vivo. A questo punto i 700 euro della pensione appena ritirata e spariti non sarebbero la causa dell'omicidio, ma soltanto una opportunità che l'assassino di Benito Peloso ha colto. Li avrebbe visti in casa e così se li sarebbe portati via. E ci vorranno almeno una decina di giorni perché sia completamente ripulita e rimbiancata l'area dell'ospedale di Ivrea, nella quale si è sviluppato l'altra notte attorno alle 4 un incendio che per fortuna non ha interessato i reparti. Le fiamme si sarebbero propagate da alcuni cassonetti della carta poco lontano dalle vecchie sale operatorie. L'allarme è subito scattato e il pronto intervento dei vigili del fuoco aveva permesso di circoscrivere l'incendio e di limitare i danni a una finestra alla controsoffittatura del pianerottolo della scala secondaria che collega il reparto di oncologia al terrazzo. Danni comunque questi non strutturali. Sono già stati eseguiti i primi lavori di pulitura e soprattutto di asciugatura dell'atrio della pediatria dove è filtrata l'acqua usata dai vigili del fuoco. L'incendio non ha interessato invece i reparti di pediatria e di oncologia dove l'attività si è sempre svolta normalmente. Solo le vecchie sale operatorie sono state interessate indirettamente a causa del fumo che le ha parzialmente invase attraverso i condotti di areazione. E poi abbiamo parlato di lavoro perché a poco più di un anno dall'incendio nell'area ex Olivetti di Scarmagno i dipendenti ex Celtel, adesso Telis, sono tornati a protestare davanti ai cancelli, anche con un simbolico blocco stradale perché la loro situazione, che già era difficile, adesso è diventata drammatica. A poco più di un anno dall'incendio siamo di nuovo davanti ai cancelli. Di tutte le situazioni ancora in piedi, quella di Telis è sicuramente la più drammatica. Assolutamente sì, perché a distanza di un anno appunto dall'incendio non solo non si è mosso assolutamente nulla, ma la situazione è anche drammaticamente peggiorata. Abbiamo un'azienda che ha chiesto il concordato, continua a rimandare il deposito del concordato stesso, non parla con le organizzazioni sindacali di piano industriale, sta perdendo le commesse di giorno in giorno, la situazione è assolutamente drammatica. L'ultima novità è che il giudice non vuole riconoscere ai lavoratori delle retribuzioni pregresse, quindi per questo gruppo e per questi lavoratori non c'è futuro in questa situazione. Bisogna trovare assolutamente delle alternative. I lavoratori oggi sono più di 200, ma lavorano quanti? Una cinquantina, una quarantina? Ma fino al mese scorso erano un'ottantina, ma da due o tre settimane a questa parte si sono ridotti a una quarantina di persone che sono quelle che gestiscono il magazzino, proprio perché ovviamente tutte le commesse, buona parte dei committenti oramai sono andati via da questo gruppo, da questa società, per mancanza di liquidità, per inaffidabilità, quindi a oggi ce ne sono ancora 40 su 200. Per gli altri cassa integrazione straordinaria? Per gli altri cassa integrazione straordinaria, tra l'altro anche qui con un problema, è una cassa integrazione straordinaria dove l'azienda non anticipa, quindi noi siamo costretti ad aspettare l'autorizzazione da parte del Ministero che arriverà
crediamo verso il mese di giugno o di luglio. Quindi il rischio è che ovviamente fino a quella data i lavoratori rimangano senza retribuzione. Abbiamo fatto intervenire la provincia con quella convenzione con gli istituti finanziari locali, anche qui burocraticamente ci va il suo tempo, ma stiamo sempre parlando di miseria e stiamo sempre parlando ovviamente di tempistiche molto lunghe. Ora i tempi di fatto li sta dettando l'azienda, perché ha chiesto un rinvio al tribunale di altri 60 giorni per la presentazione del piano industriale. Quindi dopo il 6 di maggio, che è la scadenza della proroga dei 60 giorni, ci sarà un ulteriore periodo nel quale il giudice dovrà deliberare in merito al piano industriale che l'azienda dovrà presentare. Nel frattempo noi stiamo continuando a chiedere un incontro al Ministero per capire quali sono i contenuti di questo piano industriale, per capire se davvero ci sono i presupposti per una reale prosecuzione dell'attività. Nel frattempo però cosa sta succedendo? Si stanno stanno diminuendo di fatto i volumi, quindi la paura nostra è che questo periodo di stagno rischi di far perdere all'azienda i committenti e i volumi. Questa è la nostra preoccupazione in questo momento. Quali possono essere le soluzioni? Ma noi intanto da oggi chiederemo ulteriormente impegno alle istituzioni, sia dagli enti locali fino al Ministero, perché ci aiutino a verificare se sul territorio ci sono alternative a questa azienda. Da questa azienda tante promesse, ma niente, neanche gli stipendi arretrati. Purtroppo no. Infatti la settimana scorsa è arrivata la decisione del giudice di non erogare i pagamenti degli arretrati, che erano poi il mese di ottobre, novembre e della tredicesima. Noi purtroppo come organizzazioni sindacali non possiamo ricorrere contro questa decisione, perché di fatto non siamo stati noi ad avanzare la richiesta. Però quello che stiamo chiedendo all'azienda è che ricorra contro questa decisione assurda che ha preso il giudice. Un anno di incontri, di proteste, sono servite poco o niente, la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata. La situazione non è peggiorata, è drammatica, perché noi qui abbiamo 200 e più famiglie che non hanno prospettiva. Questa è la situazione oggi di Celtellieri e Telisoggi, cioè nel senso che qui siamo di fronte ad un'azienda che non ha in questo caso né una struttura e quindi un insediamento, e ne è al stesso tempo un mercato, non ha un lavoro, non ha un'attività e non ha chiaramente un piano industriale o un progetto di prospettiva. Per questi lavoratori il rischio è che finita anche questa cassa integrazione straordinaria ci sia il vuoto. Qui il rischio è che noi ci troviamo 220 licenziamenti, questo è il problema che va in qualche modo risvegliato, va risvegliata un'attenzione su questa vicenda a partire da quella che è una sensibilità di territorio, coinvolgendo le amministrazioni più toccate da questa vicenda e arrivando a quelle che sono le istituzioni regionali, perché noi siamo di fronte intanto ad un percorso di elezioni regionali, siamo di fronte ad un percorso anche di attenzione politica sull'Europa, bisogna che ci sia un'attenzione su questa vicenda, altrimenti il rischio, lo sottolineo, sono 220 licenziamenti. In questo sito ci sono altre aziende che rischiano a loro volta di delocalizzare, perché è difficile rimanere qui dentro ormai. Sì, questa è una struttura ormai lasciata a se stessa, che avrebbe dignità di diventare nuovamente un'azienda per accogliere altre imprese, però viene meno la volontà della proprietà, si parla di soluzioni alternative. Si parla di Mediapoli, si parla di altre cose, sicuramente non si parla di quelle che possono essere le prospettive di alcune aziende che sono collocate qui dentro, a partire da Werlab e quant'altro, perché o qui gli si dà una dignità a queste aziende oppure le aziende tendono ad andarsene e quelle che già stanno respirando a malapena rischiano effettivamente di essere soffocate. Qui è il territorio che deve intervenire per chiarire se questa è un'area industriale, un parco divertimenti, un'area da speculazione immobiliare, insomma. Sì, noi però dobbiamo rivendicare innanzitutto un diritto, che è quello di difendere il lavoro. Dentro questo lavoro ci stanno anche delle scelte che possono essere altre, però noi ad oggi abbiamo bisogno di trovare un accasamento per questi lavoratori, ma in modo particolare di avere di fronte un progetto industriale che consenta di aprire una discussione sul territorio del Canavese a partire da queste vicende che sono figlie di una grande azienda, che è la seconda azienda italiana, Olivetti, che secondo me va richiamata in causa, e va richiamata in causa anche Telecom, perché qui ci sono delle responsabilità che non possono essere lasciate a se stesse. Cioè, questa situazione è una situazione che nasce da delle scelte, e più delle volte scelte anche avallate dalla politica. Qui non c'è politico che non si sia interessato di questa vicenda. L'Olivetti, Scarmagno, ha una sua storia. Io penso che questa gente non possa pagare il prezzo di scelte che possano in qualche modo far pagare solo loro. Per questo va risvegliata un po' quella che è una situazione di territorio e va risvegliata un po' la politica.
affinché tutti ci assumiamo quella che è la responsabilità che ognuno di noi in piccola parte ha, perché altrimenti il rischio è che ogni qualvolta ci si lamenta del fatto che si perdono posti di lavoro, che non c'è prospettiva di ricollocazione della gente ma neanche di nuova occupazione, e noi fin tanto continuiamo a lamentarci e non diamo effettivamente una battaglia per mettere al centro quelle che sono le problematiche di questo territorio, rischiamo di piangerci continuamente addosso. E io penso che questa sia una vicenda emblematica, è un anno che di questa vicenda, se non qualche articolo ogni tanto su qualche giornale, non se ne parla. Il Ministero dello Sviluppo ha convocato 7-8 tavoli, sono andati tutti a buca, tutti rinviati, non ultimo quello di una settimana fa, cioè neanche il Ministero dello Sviluppo ha una soluzione di prospettiva industriale, quindi se noi non ci muoviamo il rischio è che rischiamo di rimanere col cero in mano e questo sarebbe drammatico per questo territorio, ma in modo particolare per quelli che sono i lavoratori che stanno dentro questa realtà. 24 milioni di euro per la messa in sicurezza è un modello matematico per la gestione delle piene e delle emergenze. Queste sono le soluzioni che sono state proposte per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Ivrea. 24 milioni di euro cui vanno sommati i costi sostenuti per l'adeguamento delle infrastrutture provinciali, strade e ponti. Questo il costo complessivo per le opere di messa in sicurezza del nodo idraulico di Ivrea, realizzate dalla provincia di Torino sin dal 2008 su deleghe della Regione e dell'AIPO. E questo il bilancio tracciato nell'incontro svoltosi nella sala del Consiglio di Ivrea dall'assessore al territorio e alla protezione civile della provincia di Torino, Alberto Avetta, cui hanno preso parte gli enti che a diverso titolo sono coinvolti nella difesa del suolo canavesano. Direi che la provincia, nel caso di dirlo questa settimana, lascia in eredità alla città metropolitana un lavoro ben fatto. Io credo che in questi anni tutti insieme ad AIPO, insieme alla Regione, insieme ad ARPA, abbiamo messo in sicurezza questo territorio. Abbiamo investito 25 milioni di euro sulle difese spondali, abbiamo investito una ventina di milioni di euro sull'ammodernamento delle strutture viarie, quindi le nostre strade. Ricordo solo tra gli ultimi, l'ultima inaugurazione, quella del Ponte di Pavone, fatta qualche anno fa, appunto, realizzato qualche anno fa dalla provincia di Torino, e devo dire che abbiamo davvero quindi lavorato in sinergia con gli enti e abbiamo rivolto al meglio quegli eventi tragici che erano capitati appunto 14 anni fa. Cioè, siamo riusciti a mettere in positiva, a trarre della positività rispetto a quegli eventi, diventando credo un caso unico in provincia di Torino, forse uno dei pochi in Italia che è riuscito in così breve tempo a risolvere e a mettere come dire, in sicurezza il proprio territorio. Durante l'incontro è stato presentato il modello matematico per la simulazione degli eventi di piena del nodo idraulico di Ivrea, commissionato al professor Armanini, ordinario di idraulica dell'Università di Trento. Il modello matematico è uno strumento molto più ampio, cioè riguarda una porzione di territorio molto più ampia di quella che avevamo studiato sul modello fisico. È uno strumento che consente in tempi molto più brevi e con costi molto più piccoli di simulare scenari catastrofici o anche scenari ordinari legati alla difesa idrogeologica del nodo idraulico di Ivrea. Si tratta di uno strumento virtuale, uno strumento informatico che può essere interrogato per conoscere con un certo anticipo che cosa succederà in certe ipotesi di evento di piena e consente anche di verificare le azioni che si vogliono intraprendere per cercare di ridurre la pericolosità dell'evento. E chiudiamo con delle bellissime immagini perché oggi è l'ultimo giorno per poter visitare la mostra Nero su Bianco, la carta e la scrittura nel tempo. La mostra è allestita nei locali della vecchia cartiera di Parella. Dopo il successo della mostra su Leonardo, questa splendida struttura apre di nuovo le sue porte a quello che davvero è un vero e proprio gioiello. Sì, siamo fortunati di avere questa associazione che insomma, si occupa di queste cose, quindi noi siamo ben contenti di aiutare insomma, queste iniziative, speriamo adesso di, non so, ogni anno di farne una nuova.
anche un modo per far conoscere alla gente che magari non sa dell'esistenza di questo luogo così pieno di storia e appunto di fare vedere sempre delle esposizioni nuove e interessanti dal punto di vista storico. Beh sì, in realtà il luogo è interessante, vabbè, noi ci viviamo, ci lavoriamo dentro, è curioso, interessante, ma in realtà senza questi eventi non si riuscirebbe neanche a apprezzarlo. Invece vediamo che questo tipo di mostre vengono ben evidenziate da luogo e dalla storia del luogo. La mostra si compone di due parti. La prima parte è appunto focalizzata sulla storia della cartiera di Parella e sulla carta. E la seconda parte invece è focalizzata sulla scrittura, da che cosa poteva servire la scrittura fin dall'antichità fino agli strumenti della scrittura, partendo dalla penna d'oca per arrivare al grafos attraverso tutti i vari supporti che hanno permesso all'uomo di scrivere. Ci sono anche dei pezzi particolarissimi, ci faceva vedere durante la visita una pagella che è davvero un pezzo più unico che raro, si può dire. Sì, perché per noi la scrittura ha varie sfumature, può essere scrittura per divertire, quindi abbiamo messo i libri dei bambini, i libri illustrati di metà Novecento, e poi ovviamente la scrittura per imparare e quindi la scuola. E tra i nostri reperti abbiamo anche una pagella di epoca fascista, anzi dell'opera Balilla, che è molto diversa nell'immagine rispetto alla pagella dell'anno precedente in cui invece si ricordava il Regno d'Italia. Poi abbiamo la scrittura per la musica, quindi antifonari e spartiti manoscritti, e poi abbiamo la scrittura per le varie immagini, gli Atlanti di fine Ottocento e altre immagini. E poi abbiamo la scuola, perché la scuola è un aspetto importante della scrittura. A scuola si impara a scrivere, si impara a leggere e ci si arricchisce attraverso queste due competenze che si acquisiscono. Poi abbiamo la stampa, perché un altro passo importante dell'uomo è stato quando l'uomo ha imparato a stampare. E poi abbiamo i vari strumenti, magari possiamo ricordare quelli più importanti, la michela, che è uno strumento che viene ancora utilizzato adesso all'interno del Parlamento italiano, che serve a stenografare alla stessa velocità con cui l'uomo parla, l'operatrice riesce a stenografare. E poi le macchine da scrivere che partono dalle più antiche di fine Ottocento fino ad arrivare all'evoluzione di tutto questo che è la scrittura attraverso la penna, cioè il grafos che si scrive su una tavoletta in pratica. Tra le sezioni della mostra, una delle più ricche e particolari sicuramente è quella dedicata alla stampa, di cui lei è ovviamente un intenditore. No, intenditore, sono un vecchio tipografo ormai, ho iniziato nel 1951 nella scuola tipografica a Torino di Valdocco, mi sono diplomato dopo 5 anni e abbiamo iniziato con mio papà, che era anche lui già tipografo dal 1928, e abbiamo aperto una tipografia ivrea, una tipografia Bardessono. E di lì abbiamo avuto tante soddisfazioni, lavorando, e come dire, ho cominciato a raccogliere, a fare delle ricerche, e ho tirato fuori dei caratteri vecchi, dei disegni, delle, come dire, anche materiale che tante tipografie, modernizzandosi, buttavano via tutto. Io, fresco di studi e di proprio insegnamento, di raccogliere, avere la passione di mantenere viva questa nostra, come dire, capacità di lavorare, però di non dimenticare le origini. E poco per volta abbiamo tirato su una bella collezione di caratteri antichi. Abbiamo dei caratteri specialmente qui di legno, che abbiamo ancora lì una come si dice, una stampa che abbiamo fatto in legno, intagliati, sono delle fine del
del 700, i primi dell'800, questi caratteri così, in legno. Poi abbiamo una raccolta enorme, bella, di tante silografie, questo qui è proprio una cosa importante. Importante tanti stemmi dei comuni canavesani, così, di tutti i paesi che tanti non avevano mai visti. Dei caratteri tedeschi, degli iniziali, i capilettera e altre cose. Abbiamo una macchinetta piccola del 1800 e qualche cosa, Boston americana, che anche lì, anche qui è esposta, che è un gioiellino, via, comunque si stampa ancora proprio per la dimostrazione. Da noi vengono diverse scuole a visitare ancora la tipografia, quando c'era mio papà, nonno Paulin, che lo chiamavano tutti, e lui era proprio entusiasta di far vedere anche i ragazzi come si componeva a mano e come si poteva poi stampare. E di questo siamo orgogliosi di avere una raccolta proprio veramente importante che verrà mai più dispersa fin quando si vorrà, speriamo che qualche museo via noi possano ancora apprezzarla e mandarla avanti. Qui abbiamo dei pezzi importanti di, come dire, dalla stampa, cominciato prima Gutenberg quando ha fatto i suoi caratteri di piombo, poi col torchio, prima per poter fare i lavori più importanti o cosa, c'erano le scenografie, i disegni venivano incisi sul bosso, legno molto duro, fatti a mano o cosa, però ci andava molto lavoro. L'unica cosa che non si poteva duplicare perché bisognava farne tanti, allora è stato fatto il processo galvanico, veniva dall'originale, veniva impresso su un cartoncino spesso, poi fuso con del piombo sopra e per indurirlo c'era un bagno galvanico. E questa qui è proprio una cosa importante, qui è l'originale per non che si rompa, anche dietro c'è ancora anche scritto due galvani altezza italiana. Cosa vuol dire altezza italiana? In Europa c'erano due altezze importanti, l'italiana e la francese, quindi da noi, dalle nostre parti, era solo l'altezza italiana, che è tre punti più alta dell'altra, tre punti sarebbe quasi un millimetro dell'altra. Perciò fondivano quello e potevano fare i duplicati senza, perché un lavoro così era importante, difficile e costoso. Con la stampa, con il galvano se ne faceva quanto ne voleva. Dopo c'è stato anche il sistema di adesso lo chiamano la litografia, stampa una matrice veniva incisa a mano sul un supporto di marmo ben levigato e veniva incisa proprio con i bulini e proprio in rilievo sopra, veniva poi passata con dell'acqua, con un liquido speciale di lì, e poi inchiostrata sopra. L'inchiostro era idrorepellente all'acqua e lì venivano stampati in piano con i torchi a stella. E così ci sono diversi caratteri, tutti iniziali, questi del Novecento, i primi del Novecento di piombo. Questa qui così, la famosa tipografia Garda, che c'era anche qui il suo laboratorio, che è una cosa già bellissima, dell'80, 1838, e poi è stata chiusa nel 50-53, altri capilettera, e poi dopo c'è questa macchinetta da stampa, una Boston del 1820, da fare del genere, si mette un po' di inchiostro su questo, chiamiamolo calamaio, neanche, vedi? Si fa spalmare sopra, perché si deve uniformare non ci siano zone più inchiostrate o meno, ecco.
qui è abbastanza uniforme, mettiamo ancora un pelino. Eccoci. Poi viene inserito il telaio con qui, adesso c'è una xilografia anche molto bella, inserito dentro. Prendiamo un pezzo di carta, facciamo una prova. E qui viene fuori la stampa. È bella nitida, pur... e questi qua sono del 1910, dall'850 al 1910. Si dà l'inchiostrazione. Più la carta è ruvida e più ci va inchiostro per poterlo farlo venire molto molto nitido. La parte conclusiva di questa mostra, ma non la meno importante, anzi è estremamente affascinante, è quella dedicata alle macchine. Siamo abituati a pensarle come macchine da scrivere, lei ci raccontava invece che in realtà non nascevano come macchine da scrivere. Sì, essenzialmente scrivevano, ma non scrivevano delle lettere o dei rapporti, scrivevano delle fatture, dei bordereau per l'esportazione, di conseguenza avevano una caratteristica particolarissima che potevano scrivere in tedesco, in francese, in greco, cambiando solo la parte scrivente, che erano dei rullini, di conseguenza non avevano una tastiera fissa. E sono nate tutte prima dell'Olivetti, sono nate in Svezia, in Germania, in America. L'Olivetti diciamo che è arrivata nel 1911 con la M1, però aveva una tastiera fissa, di conseguenza quando voleva scrivere in tedesco doveva proprio fare una tastiera tedesca. Queste macchine qui io le ho comprate in tutto il mondo, le ho restaurate e diciamo che continuo la ricerca di queste macchine del fine 1800, inizio 900, ecco. Qui ci sono delle vere e proprie chicche, non le sveliamo tutte perché giustamente no. La gente venga a vedere la mostra e le veda di persona, che è tutta un'altra emozione, ma un paio di chicche particolari, quelle che magari le stanno più a cuore, che è stato più difficile reperire. Ma allora, una che mi sta a cuore particolarmente è l'Imperial che viene dalla Svezia, che è difficilissimo trovarla perché ha una tastiera stondata, addirittura che quella tastiera stondata 3A, una italiana, una tedesca e una svedese, di conseguenza si può scrivere in tre lingue diverse. Poi c'è la Gemignon che si cambiano i rullini, che è portatile con la valigetta, e scrive anche in 9 grafie diverse addirittura. Non dimentichiamo che siamo nei primi del Novecento e servivano proprio per scrivere questi bordereau con i costi unitari e il totale, di modo che le dogane accettavano l'esportazione e l'importazione. Poi c'è la William, che è una macchina affascinante americana. Ecco, la particolarità di queste macchine qui è che nessuno l'ha mai vista. Cioè tutti pensano alla macchina da scrivere tipo la Olivetti, questa bellissima che è la MP1 qui rossa. No, è proprio un mondo precedente che è cominciato con Ravizza, perché la macchina l'ha inventata Ravizza a Novara, ecco. E hanno copiato tutti, l'hanno modificata e poi l'Olivetti è arrivata nel 1910 con la particolarità che le macchine facevano talmente bene, dove gli altri mettevano una vite e lei ne metteva due, che ancora oggi scrivono tutte. Io tutte le macchine che ho Olivetti, che sono circa 350, scrivono tutte perfettamente, sono delle macchine eccezionali. Quelle invece, queste qui, bisognerebbe venirle a vedere per capire la tecnologia, la grafia, l'intelligenza, che sono indistruttibili, ecco. Per capire anche come in breve tempo, alla fine, perché non sono passati così tanti anni, sia completamente cambiato questo mondo, poi la mostra infatti si conclude con gli ultimi strumenti che sicuramente hanno molto meno fascino. Sì, sì, perché chiaramente la tecnologia deve andare avanti, perché poi avete visto anche le macchine con la sfera, che siamo tornati a poterla cambiare, scrivere in diverse grafie, la Margherita, e poi si è abbandonata la macchina per scrivere, perché con il computer adesso possiamo scrivere con la stampante, tutti i linguaggi che vogliamo, memorizzare, diventa tutto più semplice, chiaro questo.